tutti, ben arrivati a questa bizzarra conferenza sullo spirito del Milano. Conferenza è un titolo un po' grosso, quindi il nostro compito, quello del Comitato Spontaneo per l'Agricoltura Sostenibile, è quello di mettere in fila delle evidenze oggettive che diciamo, l'economia, la cultura e la società attuale esprimono, e poi trarre delle riflessioni. Quindi è un'oretta dedicata a evidenze messe in fila e poi riflessioni. Quindi lo iniziamo. Partiamo con l'immagine del calendario del mosaico di Otranto, dove su giugno e su luglio sono raffigurate due attività prevalenti nei mesi. Quindi nella parte sinistra giugno la raccolta e la messa, nella parte destra troviamo invece la trebbiatura e la battitura dei grani. Quindi due mesi interamente dedicati al grano. Il mosaico di Otranto è del 1163, fatto da un monaco basiliano, un certo Pantaleone, e già mille anni fa, quindi attività prevalente. Oggi credo che nessuno di noi abbia nella testa che giugno e luglio sono due mesi prevalenti nella raccolta dei frutti della terra. Da dove nasce diciamo, questa iniziativa o l'idea di sviluppare una serata sullo spirito del grano? Nasce da alcune diciamo, migrazioni che io e Donato Luzzo abbiamo svolto periodicamente nelle Langhe. Le Langhe è un territorio anticamente ostico nel Piemonte, devoto alla coltivazione delle vigne, ma che negli ultimi anni ha anche riscoperto la coltivazione di cereali. Ci siamo imbattuti in un signore che è diventato un punto di riferimento sull'idea che stiamo sviluppando e che poi tutto il comitato porta avanti, che è il signor Renzo Sobrino, che è un mulino, un mugnaio che da circa 30 anni ha ripreso un'attività monitoria su un antico mulino in legno, un mulino di 120 anni fa, naturalmente che basa la logica sulla bassa efficienza, bassa velocità, macinatura in pietra, che quindi restituisce delle farine particolarmente grezze e umide, adatte ad un utilizzo casalingo o artigianale del prodotto. Nulla a che fare invece con i prodotti industriali che andremo a vedere dopo. Solo alcune immagini, poi con Renzo Sobrino siamo arrivati anche a scoprire qual era il loro grano di riferimento, diciamo, la punta di forza, un faro che copiavano poco. Dopo vedremo che questo cereale, scomparso negli ultimi 50 anni d'Italia, in realtà era coltivato anticamente, ed è il primo cereale coltivato dagli uomini 7.000 anni o 8.000 anni avanti Cristo. Altre due persone hanno diciamo, completato l'opera di iniziazione delle nostre ideologie, che sono Giro Romoni, in alto a destra, che è il fondatore di Alcenero, un'azienda di prodotti biologici, ed è la prima persona che ha fondato un'azienda biologica in Italia negli anni 70 nelle Marche. In basso a destra invece è un bizzarro fornaio, Eugenio Boll, che è un chimico che è scappato dalla chimica della cucina, che era un ristoratore. Lavorava in città a Milano, però non era contento del pane che offriva alle sue persone, perché il pane industriale fatto con certe farine, con i limiti di birra, oscurava i profumi delle farine. Allora si è ritirato in Valsesia, a Fobello, dove l'acqua è pura, quindi utilizza l'acqua di sorgente del Sesia, unitamente alle farine che gli fornisce il mulino Sobrino, che abbiamo visto prima tra l'Amburgo e le Langhe. Allora, io per cominciare mi presento attraverso un manifesto, visto che che ritorno ai contadini. Naturalmente l'associazione che farà il comitato è sempre quella di terra, cultura, sostenibilità. Qui ci sono dei quadri raffigurati di Van Gogh, uno dei massimi espressori di questo tipo di attività alla fine del 400. Allora, sono un economista, ma mi sto curando. Penso si iniziano a vedere le conseguenze dell'avere pensato che un paese sviluppato deve essere un paese senza contadini. Stiamo comprendendo i limiti dello sviluppo sul piano ecologico, dell'occupazione, della salute e della qualità degli alimenti. Qualcuno ha pensato, l'agricoltura industriale, che si potesse industrializzare la natura, che non può invece essere considerato un settore come gli altri, perché si fonda su qualcosa di vivo, con i suoi ritmi e le sue logiche. Così siamo arrivati all'influenza aviaria, alla mica pazza e all'influenza suina. Purtroppo tutta l'attenzione è concentrata su come evitare il contagio, non sulle cause del virus, con tutte le logiche della medicina. Curare la malattia, ma non prevedere la combattere il virus.
L'agricoltura industriale oggi non è in grado di rimediare i danni che essa stessa ha causato, e quindi, dal primo manifesto dell'agricoltura del Comitato, dobbiamo tornare all'agricoltura tradizionale. Anche per far fronte ai cambiamenti climatici, avremo bisogno dei saperi tradizionali dei contadini che tutelano la biodiversità anziché distruggerla. Ecco perché dico che più contadini è un paese, piccolo o grande, più possibilità ha di affrontare la crisi. Da questo punto di vista, i paesi del sud del mondo sono avvantaggiati, quindi non i nostri, non i paesi occidentali. L'agricoltura industriale ha funzionato solo nel breve periodo. Oggi in India, per esempio, che è la patria della rivoluzione verde, ci sono più persone che soffrono dalla fame di quante ve ne siano in Africa. È indiscutibile che l'agricoltura industriale abbia permesso di aumentare le quantità prodotte, ma nel conto bisogna includere, dobbiamo includere, nel prezzo dei prodotti che compriamo, il mantenimento della fertilità del suolo, l'inquinamento, l'utilizzo di acqua. Se si calcolasse tutto questo, si scoprirebbe che l'agricoltura industriale è distruttrice dell'ambiente, del lavoro, della qualità. Si dice che grazie all'agricoltura industriale il cibo costa poco, ma il prezzo che paghiamo, dovremmo aggiungere il prezzo dei sussidi all'agricoltura industriale, quello dei danni sanitari e quello dei danni ambientali. In alcune parti del bacino francese dei cereali, per esempio, la produttività sta calando da un secolo. Francia è la patria della produzione di cereali in Europa insieme all'Ucraina. Certi agronomi calcolano che tre quarti dei terreni in Francia sono ormai morti. Gli agricoltori industriali sono in una posizione molto fragile, di dipendenza dai sussidi, dai costi dell'energia e del mercato. Gli agricoltori tradizionali, invece, purtroppo nel nostro comune non ce ne sono, che si fondano sulla diversificazione delle colture e sulla vendita diretta del prodotto, eliminando quindi la frattura, a mio avviso sono meno in pericolo di loro. La frattura fra agricoltura tradizionale e industriale non passa fra nord e sud, ma all'interno di un paese. Ovunque ci sono contadini che vogliono riapproparsi dei saperi tradizionali o della vendita diretta. La partita quindi non è persa per i contadini, ma bisogna che altri settori della società non li lascino da soli. Difendere i contadini vuol dire difendere noi stessi e l'avvenire dei nostri figli. È semplice buon senso, ma il buon senso oggi è rivoluzionario. Le tematiche che vedremo in questa oretta di estrema sintesi. Quindi, nella prima parte dobbiamo capire, con le evidenze che non mettiamo in fila, che sono veramente rappresentate dai media, perché lo spirito del grano non è più con noi. Faremo un escurso su tre aspetti sociopolitici, fertilità dei suoni in funzione della biodiversità, con una focalizzazione a voce del nostro talento, e il concetto di spreco alimentare. Dove c'è lo spreco alimentare, lo spirito del grano non abita. Poi parliamo invece, visto che siamo in tema di ripresa della coltivazione della terra, di grano vero e di pane vero, i concetti agronomici, e poi facciamo la parte lungo della serata un excursus di immagini e di teorie su cos'è lo spirito del grano. Premessa: sono due cose che dobbiamo fare se vogliamo cercare di captare cos'è o dove si trova o perché non c'è più lo spirito del grano. Uno, dobbiamo intenderci se la vita ha un senso ciclico o se ha un senso lineare. Che può sembrare una domanda banale, no? Si ripetono le stagioni, si ripete la vita, c'è la morte, oppure se ha un senso lineare. Perché dico questo? Perché noi lo sappiamo che la vita è ciclica, c'è l'anno di carestia piuttosto che l'anno di alta produttività, però viviamo dei comportamenti come se la vita fosse lineare. I concetti sono naturalmente il ciclo della luna, lo yin e lo yang, piuttosto che c'è un testo qui citato dell'Antico Testamento. Leggo soltanto alcune brevi frasi giusto per focalizzarsi cosa si intende per il ciclo della vita, una roba che i nostri nonni, i nostri genitori naturalmente hanno in maniera insita nel modello di pensare. Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà. Un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per gettare via pietra, un tempo per raccogliere. Oppure decidiamo che naturalmente la nostra visione è lineare, individualista,
è arrivata l'economia classica nel 1800, naturalmente, dove Smith ha detto: ragazzi, per far funzionare bene tutto il mondo, ognuno deve seguire il suo interesse individuale. Se tutti la stessa stregua facessero bene la singola attività, il sistema si autoregge, diciamo, tutto da solo, quindi ognuno si faccia i fatti propri e in maniera invisibile una mano mette a posto tutto. Poi questa teoria non è talmente corretta, perché alcuni naturalmente economisti l'hanno rivista dicendo che sì, Smith credeva nella mano invisibile, però dava veramente spazio anche all'intervento pubblico piuttosto che alla fiducia e altre qualità caratteristiche dei comportamenti delle persone. Poi con Carlo Marx naturalmente risancisce che l'aspetto ciclico c'è la natura, però la gente ormai non lo vive più, viviamo lineare, accumulare ricchezza, aumentare i bisogni, aumentare i servizi e quant'altro. Decidete, riflettete su questo argomento, se la vita è ciclica, quindi dobbiamo tenere conto delle nuove generazioni, dei figli dei nostri figli. C'è un vecchio detto in India che recita così all'incirca, no? Prima di compiere una nuova azione o di intraprendere una nuova grande opera, bisogna pensare a quali sono le cause di questa opera sulle prossime 7 generazioni. Sulle prossime 7 generazioni. È un modello di pensiero che non ci appartiene, non appartiene né a noi né alle classi politiche, però fa riflettere. Ok, entriamo nell'agenda, quindi la premessa 1 era questa, la seconda premessa la vedremo più avanti, anche grazie a Riccardo che ci leggerà alcuni testi che ci toccheranno. Dobbiamo indossare gli occhiali dei bambini, che è lo spirito del grano con gli adulti, quelli di oggi probabilmente è un po' così. Va bene, entriamo nella prima parte, quindi perché lo spirito del grano non abita più con noi? Fatto soggettivo, in Salento o in Italia, la terra è stata abbandonata. La guerra, boom economico, 70% degli italiani nel 50 erano contadini, oggi sono il 3%. 70% erano contadini 60 anni fa, oggi solo il 3%. Perché si è abbandonata la terra? Perché era una vita di miseria, di fatica? Oppure perché il modello contadino dell'epoca era impostato su, diciamo, degli asset sbagliati? Queste sono le evidenze, questo è il Salento di ieri, questo è il Salento di oggi, sono immagini che appartengono a pochi chilometri di raggio qui a Roma. Io tendo a dire che era sbagliato il concetto economico che stava alla base del mondo contadino della morte, mondo rurale, perché il concetto di mezzadria era un concetto di schiavitù. Se noi invece togliamo il contadino libero, con una quantità di terra superiore, con la possibilità di accedere al mercato e vendere i propri beni in maniera diretta, ritengo che l'attività contadina, e poi dopo ve la spiego cosa intendo con l'attività contadina, cioè non è che da domani tutti cominciamo a fare i contadini, non è questo il senso, probabilmente era basato su modelli sbagliati. Uno che credeva nella rivoluzione dal basso dei contadini e nel riscatto sociale dal basso era Carlo Levi, un esiliato della guerra che si è stato esiliato per anni in Lucania e che ci racconta delle cose sul mondo contadino. Con alcuni brevi passi tratti da Cristo si è fermato a Ebro. Questa fraternità passiva, questo patire insieme, questa rassegnata, solidale, secolare pazienza è il profondo sentimento comune dei contadini, legame non religioso, ma naturale. Ma poiché il tempo e il lavoro in questi paesi non contano e non costano. Era come le bestie uno spirito della terra. Non aveva paura del tempo, né della fatica, né degli uomini. Questa Madonna nera è come la terra. Può far tutto, distruggere e fiorire, ma non conosce nessuno e svolge le sue stagioni secondo una sua volontà incomprensibile. Il contadino è quello di prima, come una pietra su cui si è passata per molto tempo l'acqua di un fiume in piena e che il primo sole, in pochi minuti, riasciuga. Perché l'Italia è il paese dei diplomi, delle lauree, della cultura ridotta soltanto al procacciamento e alla spasmodica difesa dell'impiego.
tutti questi bambini avevano qualcosa di singolare. Avevano qualcosa dell'animale e qualcosa dell'uomo adulto. Come se con la nascita avessero raccolto già pronto un fardello di pazienza e di oscura consapevolezza del dolore. Grazie, Carlo. L'oggettivo abbandono del vero è scappato lo spirito del canto. Secondo aspetto sociale, partiti politici o il principe, secondo voi, lo spirito del canto dove potrebbe insidiarsi a proprio agio? Nel principe o nei partiti politici? Sì, democrazia, rappresentanza, no? Nel principe dubito, dubito, perché il principe solitamente è tiranno, a meno che non siamo fortunati e becchiamo la persona giusta al momento giusto. Quindi dovrebbe, diciamo, annidarsi nella rappresentanza democratica. E non è successo, non è successo nei paesi occidentali, non è successo in Italia, non è successo nel nostro comune. Avrei potuto sostituire le foto dei leader nazionali con le foto dei sindaci dei primi 50 anni del nostro comune. Non c'è, lo spirito del grano qui non c'è. Andiamo avanti. Negli aspetti sociali rientra anche una trasformazione della comunità, no? Vorrete. No? I nostri paesi hanno delle comunità, significa che sono delle relazioni forti tra le persone, no? E c'era un principio che nella rete, nel network di oggi, su Twitter, su Facebook, manca, che è l'aspetto di solidarietà e di solidarietà spontanea. In una famiglia, quando c'era un gran raccolto, c'era un senso di devozione verso i vicini di casa e quindi si elargiva parte del raccolto alle persone o alle famiglie che avevano un basso raccolto. E poi negli anni successivi, l'aspetto ciclo del ritorno, naturalmente si poteva recuperare questo debito d'onore tra le persone. E l'altra roba che è successa, naturalmente, cito la società liquida di Bowman, questa teoria, lui dice, guarda, adesso non c'è più solidità nelle relazioni, tutto si trasforma, tutto scompare con un click del computer, facendo un focus naturalmente su il tema della lotta di classe, capitale, forza lavoro, prodotto. Con l'avvento della rete c'è il capitale, quindi i proprietari e gli operai, diciamo, i proletari non hanno più la possibilità di impostare la lotta di classe, perché basta un click e i capitali e i paesi, d'oltre l'oceano, in società libera non c'è neanche la possibilità di dire tra un proprietario e un lavoratore, parliamone, condividiamo e poi troviamo una soluzione, assolutamente. Questa è una picture, un'immagine che mi è stata restituita da un critico, io non la commento, siamo sugli aspetti sociali, no? Ok, aspetti sociali, passiamo invece a un altro tema importante che ha precluso il mantenimento dello spirito del grano nei nostri territori, fertilità e riduzione della biodiversità. Parlo di biodiversità e di fertilità e lo faccio un passo indietro, lo faccio un passo agli anni 50 per dire come era la situazione. Cerchiamo di intenderla con le parole di Vittorio Bodini che ci citerà adesso a Riccardo. Filibus Terre, da Dopo la Luna, 1952, Vittorio Bodini. Vorrei essere fiero sul finire del giorno, portato alla deriva fra campi di tabacco e ulivi, su un carro che arriva in un paese dopo il tramonto, in un'aria di gomma scura. Angeli pterodattili sorvolano quello stretto cunicolo in cui il giorno vacilla. È un'ora che è peggio solo morire, è solo la luce accesa in piazza alla sala da barba. Il fanale di un camion scopa da vocalisse, va scoprendo crolli di donne in fuga nel vano delle porte, e tornerà il bianco per un attimo a brillare della calce, a reginarsi e concreta di questi umili luoghi dove termini meschinamente Italia, in poca rissa d'acqua ai piedi di un faro. È qui che i salentini dopo morti fanno ritorno, col cappello in testa. Ieri, oggi, queste sono immagini riscattate qui nel raggio di 5 km, fertilità dei suoli, parliamo del degrado, il degrado è nostra responsabilità, quindi c'è la strada, c'è di tutto, poi portiamo anche gli ulivi,
Questa è una foto fatta sulla provinciale Vallese, provinciale sotto il ponte. La domanda di Luigi è stata: perché le persone buttano i televisori nella strada? Non lo so, lo chiediamo a tutti loro, hanno la risposta che non c'è proprio. Questo è un articolo comparso su Tacco Italia 3 giorni fa, con il Lano d'Otranto, riversamento di quanti industriali. Spinto per grano, lontano chilometri da queste situazioni. Affettività dei suoli e certificazione. Dove c'è cemento non c'è attività. Quindi, al di là dell'opera pubblica che è necessaria, è positiva e quant'altro, poi valutate dove si può andare lo spirito del grano. Se è qui, questa è diciamo, la zona del casello di Montesano, Castiglione di Montesano, tra 2 o 3 anni. E qui invece siamo nei pressi di Sant'Anna, oggi Maturano, con la figurazione di Fiorentina e Castigliana. Ho messo a scamarci, non c'entra niente, perdonatemi. Solo perché da poco tempo Francesco Greco, nostro amico giornalista, ha raccolto alcuni articoli, contestazione, protesta sulle 75. Io ho detto, guarda, leggo l'articolo meno significativo, scamarcio, che parla del 75, giusto per non essere pesante, però per darvi un po' il tono della situazione su questo aspetto. Il Salento non si tocca. So che c'è in cantiere il progetto di portare la statale 275 giù fino all'Euga, un progetto vecchio che andrà a distruggere con i pilastri di cemento un pezzo di paradiso naturale salentino, e per questo lo tocca. È una terra che sta crescendo sempre di più, ormai la conoscono tutti, ma dovete stare attenti a non farvi strappare la bellezza dalle mani. Progetti come quello dell'estensione della 275 sono devastanti. La modernità non deve distruggere la natura. Il cemento devasterà questo paradiso. Ribellatevi. Poi si fa col cemento, si fa con l'etame, perché in India lo sterco di vacca è adorato, la terra dell'abbondanza. Mandana Shiva è l'ambasciatrice della tutela delle antiche verità, degli antichi sementi dell'India, no? Perché in India rivoluzione verde, dopo vediamo che significa invece rivoluzione dei pesticidi dappertutto. E la fertilità è l'età, ragazzi. Cioè, ogni nostra campagna aveva fino a 30 anni fa la pozza con la fermentazione del grano, che diventava naturalmente concime naturali e diventava cibo. L'età che diventa cibo. Ah, ecco, parlando dell'India, questa è la rivoluzione verde dell'India. O rivoluzione chimica, cioè dagli anni 50 in poi la quantità in grammi di pesticidi utilizzati nell'agricoltura per ogni tonnellata di prodotto. Queste curve di incremento sono analoghe anche nella società occidentale, però per dirvi che l'aumento della produttività passa attraverso l'utilizzo della chimica, che proprio detto prima che significa povertà per i contadini indiani tradizionali. Queste invece sono foto scattate anche qui in Salento. Questa qui, naturalmente, in pianura badante altre due. Quindi, l'uso della chimica. La chimica è una parola sbagliata per l'agricoltura. Negli ultimi 30 anni sono state, diciamo, studiate 150.000 nuove molecole chimiche per l'utilizzo in agricoltura. Fitofarmaci. È un nome sbagliato per questi prodotti. Si chiamano veleni. Veleno, se girate la confezione c'è scritto veleno, c'è scritto un uso improprio porta alla morte. Quindi noi per anni tutti abbiamo riversato sui nostri terreni veleni che fanno morire le persone, fanno morire le piante e hanno fatto anche della tubercolosi. Poi hanno inventato dei veleni strepitosi, no? Qui ho citato il Van Damme, finalmente si è detto qualcosa sul mais, che uccide tutte le piante tranne un particolare tipo di mais, quindi tu pianti il mais e ti do una semente, quindi sono a Monsanto, puoi utilizzare questo prodotto chimico, stai certo che muoiono tutte le piante tranne il tuo mais che è coltivato. La domanda è, ma nel mais che andremo a raccogliere e dopo ci nutriremo del mais? Che ci sarà? Riflessione, spirito del grano. È banale, pesticidi vanno nella terra, vanno dalle acquifere, o risalgono attraverso l'evaporazione, o attraverso le radici nelle piante. Ragazzi, i veleni che si buttano in campagna finiscono nelle piante, nei frutti, e i frutti vanno a finire nel nostro piatto. Tutto il nostro cibo è variato e contiene dei pesticidi. Queste sono ricerche scientifiche della FAO in questo caso,
30% dei piatti, mediamente in Europa, ha dei pesticidi. Poi in America dicono, gli scienziati dicono che attenzione, che mangiare pesticidi, cioè può causare, causa una riduzione dell'intelligenza dei bambini. Questa è un'altra analisi sempre americana. Ci dice che il 98% delle mele in commercio contiene residui chimici da pesticidi. Parentesi, due mele un chilo, meno male ci sono delle mele dappertutto, due mele un chilo, le mele, quelle sane, devono pesare 80 grammi, 100 grammi, una mela al giorno toglie il medico di giorno, ma se mangiamo le mele da mezzo chilo, con i pesticidi non lo so. Quindi, al di là di questo, una discussione, tutti i prodotti agroalimentari hanno un sacco di residui chimici. Qui la domanda, l'agricoltura convenzionale è corretto? Si chiama agricoltura convenzionale, quella che utilizza i pesticidi. Non si chiama agricoltura che avvelena, si chiama agricoltura convenzionale. Se uno vuole fare una roba diversa, senza utilizzare i fitofarmaci, i pesticidi, deve dire che fa agricoltura biologica. Altrimenti è convenzionale. Convenzionale è una roba che invece non funziona. Pesticidi che finiscono nel piatto, nella nostra comunità ne sappiamo qualcosa. Questo è uno studio che ha fatto Patrizia Gentilini, dove ha associato alcune malattie. Il cancro, ce lo diciamo tranquillamente, tra persone che sono state esposte all'utilizzo di pesticidi e il tipo naturalmente di cancro. Polmone, 4 ammalati di polmone, 4, associazione positiva, probabilità che sia stato realmente il fitofarmaco con i pesticidi, 2 su 4. Mammella, 6 persone ammalate, o 5, se almeno 5 erano e positivi, il test è positivo. No, non mi leggo la tabella, ma il tema, ragazzi, agricoltura convenzionale, pesticidi, malattie, noi ne sappiamo qualcosa, di danni, non c'è ancora un registro delle morti, delle cause su questo aspetto. Naturalmente, però ragazzi, i pesticidi hanno creato la produzione e l'incremento della produzione agricola. Siamo passati, per esempio, a 4 tonnellate per ettaro di mais, nel 61 a 10, tantissimo, grazie, però è importante. Peccato però che tutta questa produzione è in eccesso, quindi bene che si produce di più, perché andiamo a ridurre la fame nel mondo, produciamo di più. In realtà non è così, perché tutto quello che produciamo di più, noi che siamo occidentali, ricchi e viziati, lo buttiamo via. Suddiviso per macro paese abbiamo la quantità di chili di cibo che ogni persona pro capite butta via un anno. Quindi in Europa, mediamente un europeo butta via 280 kg di cibo. Questi sono dati FAO in tutti i paesi. Poi è ripartita questa, diciamo, questo spreco alimentare tra produzione, sostanzialmente, quindi quanto si perde nelle fasi produttive della coltivazione, dello stoccaggio, della trasformazione industriale, e il grosso è qui, 160 kg a persona, e quando invece si spreca a casa. Nel consumo, noi a casa 100 kg di cibo all'anno buttiamo via, quindi 30 al giorno, mediamente. Potete notare che nei paesi poveri lo spreco c'è ugualmente, la perdita c'è in fase di produzione, ma perché lì non hanno tecnologie in osservazione, non hanno invece lo spreco alimentare da consumo, buttano via niente. Ok, riduzione della fertilità, riduzione della biodiversità. Questi sono amici che avevamo fino a qualche decennio fa qui nelle nostre contrade: la quaglia, la lepre, la sacara comune, la salente. E poi un uccello bellissimo che è scomparso. Forse sta ritornando. Cardellino salentino, bellissimo. Poi è sparito. E queste immagini hanno molto a che fare con lo spirito del grano. Dopo vedremo cos'è lo spirito del grano. Ricordatevi della quaglia e del cardellino. Quindi, per tirare le file su questo primo aspetto, sul secondo aspetto sociale, sulla riduzione della biodiversità, vi leggo alcune dichiarazioni di uno scienziato statunitense. Il nostro destino è senza dubbio legato a quello di tutte le specie e degli ecosistemi della Terra. Poi in Svizzera ne sono un po' più avanti, cioè gli uffici statali dicono, cioè, noi viviamo a spese di altre regioni del mondo o delle generazioni future. Noi viviamo al di sopra delle nostre possibilità e quindi o a scapito di altre popolazioni o a scapito di quelle che verranno.
si superava tra l'ascio. Ultimo punto oggettivo che ho messo in fila è lo spreco alimentare. E lo spreco alimentare, visto che adesso c'è l'abbondanza di poter dire 280 kg cibo al giorno, lo focalizziamo attraverso le parole di Riccardo, che ci legge una bella storiella cantata da un corregionale, che non c'è più, Matteo Salvatore. In quegli anni c'era una miseria nera, la fame si poteva tagliare col coltello. C'erano tre qualità di pasta e di carne. La prima qualità di pasta bianca la compravano i ricchi. La seconda qualità, mezza bianca e mezza nera, era per gli impiegati e gli impiegatucci del comune. La terza qualità, pasta nera, era amara e schifosa. La povera gente non poteva comprare neanche quella. Alle prime luci dell'alba mio padre uscì e noi figli, appresso a lui come cagnolini, sentivamo che diceva: alba triste d'inverno, tu che sorgi con la mano bianca, Signore Dio, noi non vogliamo la ricchezza di nessuno, chiediamo lavoro. Facci travagliare oggi almeno per poter comprare un paio di chili di pasta nera per sfamare la famiglia. Ma mi sembra che nemmeno quello ci sarà. Fatiche, fatiche, e non mangio mai. Io e tanti altri guagliuli stavamo sulla piazza. Giocavamo per far passare il tempo e per dimenticare il vuoto dello stomaco. Si avvicinò un medico, ricco latifondista, cattivo e che odiava i poveri. Fece un gesto con l'indice della mano. Tu! E io dissi: a me? Mi disse: vuoi venire a mangiare a casa mia? Io rimasi stupefatto. Conoscevo il soggetto e non credevo ai miei occhi e alle mie orecchie. Mi mise sul telaio della sua bicicletta e mi portò al palazzo. Per la prima volta vedevo un palazzo dall'interno, coi fari azzurri che illuminavano tutta la scalinata. Sopra il ballatoio c'era la moglie del medico, donna Maria. Mi chiamò: uè Matteo, tu sei il figlio del facchino, zico zico, beh? Questi ricchi conoscevano tutti, perché dalle persiane umbertine vedevano e sapevano ogni cosa. Matteo, devi venire a mangiare con mio figlio! Era quasi una. Io, pensando di dovermi disobbligare, dissi a donna Maria: dopo vado a una delle vigne a lavorare. No, no, non c'è bisogno. Tu devi solo mangiare con mio figlio. Chiamò una delle tre serve e disse: porta a lavare le mani a Matteo, per il resto sai che devi fare. A quei tempi, in tutta Italia, le mosche erano sciami e per combatterle c'erano la carta moschicida e fritta, su cui stava scritto Bombrini Parodi. La serva mi disse: abbassa la testa, per spruzzarmi il ditintino, temendo che attaccassi i ridocchi al suo padroncino. Io pensai: che me ne frega, basta che mangi. Il figlio di Don Gigino stava seduto al tavolo, tutto elegante, con una camicia bianca a merletti. Stava di fronte a me. La serva portò i maccheroni in una zuppiera, mise la porzione al padroncino e il resto dei maccheroni rimasti nella zuppiera li mise davanti a me. C'erano tante posate, io ero imbavolato, non capivo più niente. Scansai tutte quelle posate e tentai di allargare una forchetta. Ma quelle forchette d'argento erano troppo di lusso, erano difficili da allargare. I maccheroni erano pieni di formaggio e molto sugosi. Io cominciai a succhiare forte. Gli schizzi andavano sulla camicia elegante di Don Gigino e lui mi disse: oh, mangia bene! Io gli risposi: è più buono da così come si mangia! No, disse ancora il padroncino, devi chiudere la bocca, non si mangia a bocca aperta! E io: Don Gigino, ma se io chiudo la bocca, che mi hai chiamato a fare? La camicia di Gigino sembrava mitragliata dal sugo che schizzava dalla mia bocca. Il padre e la madre di Don Gigino spiavano da un'altra stanza, quindi io vedevo con la coda dell'occhio. Finiti i maccheroni, mi stavo alzando la sedia. Arrivò subito la mamma, donna Maria, per dirmi: no, no, siediti, che ci sta il secondo. E io: che cos'è il secondo? Lei mi rispose: la carne. Io mi sedetti un'altra volta e mi misi a mangiare come un lupo. Domani ci vediamo allo stesso posto, alla stessa ora, disse don Pasqualino. Ti vengo a prendere per mangiare. Venne per una settimana di seguito. Dopo, non venne più. Passò un altro medico vicino alla chiesa di San Rocco, sempre aperta, notte e giorno. Gli chiesi: Don Giacinto, ma perché Don Pasqualino non mi fa mangiare più? Lui rispose: non è che non ti vuole far mangiare più. Don Pasqualino ha portato il figlio in 5-6 nazioni perché rischiava di morire di inappetenza.
Non c'era nessuna medicina che poteva guarirlo. Solo in Olanda uno specialista disse a Don Pasqualino: quando andrai al paese devi prendere un affamato, così tuo figlio si stimola e gli viene l'appetito. In quel momento vidi sulla bicicletta il piccolo Don Gigino. Gli dissi: Don Gigino, andiamo a mangiare. Quello mi rispose: e sono guaruto. Io entrai nella chiesa a mani giunte, sotto la statua della Madonna, e dissi più volte: Madonna mia, fallo cadere malato una donna. Invece cadde malato io, per intuizione. Meno male che non sono morto come mia sorella Maria. Siamo diventati un po' tutti figli di Gigino, purtroppo, probabilmente, questo è il tema. Allora, il paradosso dello spreco alimentare oggi è il seguente. E che ci sono tante persone in sovrappeso nel mondo, 868 milioni sono le persone denutrite, 1 miliardo, questo è il numero tondo che conosciamo, beh, 1,5 miliardi sono le persone o in sovrappeso o obese, quindi c'è una non omogenea ripartizione ovviamente del cibo. E il tema è che ogni anno, questo è un paradosso, 36 milioni di persone muoiono per carenza di cibo, altrettante 29 milioni, quindi lo stesso importo di persone, muore invece perché ha problemi, perché ha mangiato troppo, quindi sovrappeso, obesità, malattie cardiovascolari. Quindi il tema della produzione del mondo è un falso problema, tuttavia nel corso dei prossimi decenni la produzione alimentare aumenterà, vediamo qui, aumenterà il 17%. Il vero tema è che oggi, cioè che nel 2020, cioè questo surplus di produzione non andrà assolutamente a beneficio delle persone, che verranno naturalmente ridurre la necessità di cibo, ma andrà all'alimentazione animale, perché tutti vogliamo mangiare carne, perché è figo mangiare carne, anche se è male per la salute ed è male per l'ambiente, dopo lo vediamo. Naturalmente invece parte della produzione dovrà andare ad alimentare le nostre automobili, quindi siamo schiavi dell'automobile, che dobbiamo fare. Questo è dato che conoscete tutti. Oggi in un anno noi consumiamo la disponibilità di un pianeta e mezzo, nel 2050, tra pochi anni, ce ne serviranno 3 pianeti, sia come cibo ma come disponibilità energetica ambientale. E vado veloce su queste tavole solo per dirvi che se tutti mangiamo carne, naturalmente aumentiamo anche l'inquinamento ambientale, che passa attraverso l'emissione di CO2 per produrre carne piuttosto che l'utilizzo di acqua. Un chilo di carne ha bisogno nel suo processo produttivo di 15.000 litri di acqua, questi sono dati della FAO. Un chilo di carne è uguale a 15.000 litri. Un chilo di pomodoro sulla destra, pochissimo, 214. Quindi, cioè mangiare carne o mangiare altri cibi, i nostri cibi, quelli della tradizione, che sono quelli qua in basso, quelli della piramide alimentare, quelli della dieta mediterranea, quindi frutta, verdura, foglie, frumento, e qui c'è lo spirito del grano. Cioè qui ragazzi, si sta bene, si vive a lungo e non si inquina. Viceversa, se andiamo a consumare tanto di queste robe, che ahimè, naturalmente siamo qui, si mangia carne tutti i giorni, oltre che essere obesi, si va naturalmente ad impattare in maniera molto maggiore sull'ambiente e sull'ecosistema. E vado veloce solo per dirvi che 1,5 milioni di persone sovrappeso o obese oggi saranno 1,8 milioni, 700, 2,5 milioni tra pochi anni, e sappiate che in Italia il 7% della spesa sanitaria è destinato alle malattie dell'obesità, negli Stati Uniti il 10% della spesa sanitaria è destinato all'obesità. Quindi cibarsi bene significa risparmiare un sacco di soldi della spesa sanitaria e della spesa pubblica. Chi l'ha capito si sta già muovendo in questa direzione. La Germania ha fatto una legge dove si è dato un target nel 2030 di raggiungere il 20% di produzione biologica propria, perché ciò significa naturalmente ridurre le spese future sulle malattie di obesità, ridurre in futuro le spese dei disastri ambientali dovuti dalla non più coltivazione della terra. Se si torna a coltivare la terra in maniera biologica abbiamo due plusvalori, quindi evitiamo le catastrofi ambientali, ogni volta che c'è una pioggia la spezia in secco, in campagna, in Singapore. Due, possiamo utilizzare meglio il futuro delle risorse, anziché destinare la spesa sanitaria sull'obesità, magari le destiniamo all'istruzione. Vado avanti, oggi in Italia non è tanto il problema che il 45% della popolazione è sovrappeso o obeso, e che abbiamo il record nella popolazione infantile.
un bambino su tre è in sovrappeso o è obeso in Italia, in Puglia è al 50% questa percentuale, uno su due. Spreco alimentare, il cibo non ha più valore, naturalmente il grano arriva con navi cargo da Australia, dalla Russia e dalle Americhe, ogni cargo contiene 300 tir di grano, peccato che poi nei due mesi di tempo che trascorre ci siano le buffe, quindi si butta via naturalmente, il cibo si butta via perché non ha valore. Si butta via sui campi, dalle politiche comunitarie errate, queste sono informazioni naturalmente ovviamente aiosa sliminia. Riccardo, raccontaci qualcosa sul concetto di campo. Mi sono seduto anche a tavole sontuose, dove i bicchieri vanno secondo i vini, e uomini di molto più eleganti si aggirano a servire le pietanze. Ma so meglio la tavola dove si strofina il fondo di scodella con il pane e le dita arrugginite, mensa di panche basse a mezzogiorno, di fiati vergognosi di appetito. Non mi sbiglio di commensali a commentare il pasto, ma di core indurite che incontiscono per rimettere forza di lavoro, e non portano eretti alla bocca la posata, ma si calano sopra, addentrano a mezz'aria, per nascondere il magro boccone, quasi niente avanzo della sera, e di cibo non parlano per il timore di nominarlo in vano. Altro due tavoli per dirvi che quindi quei 270 chili all'anno che ognuno di noi butta via è così ripartito, quindi il 40% viene buttato via in uso domestico, quindi a casa, e l'altro corso della produzione, ve l'ho accennato. Tra quello che si butta in produzione, la prima fase, quindi della raccolta, c'è il fatto 100 quello che si butta in produzione, il 30% è cereali, quindi il grano, lo spirito del grano non può vivere in questo sistema, in cui un terzo della produzione viene buttata via per sistemi o inefficienti o di filiere troppo lunghe. Si coltiva in un paese, si trasforma in un altro paese, si consuma in un altro paese ancora. Quando parlo di paese parlo di continente, parlo di stigliamo molto esame. Invece per quanto riguarda i nostri atti nelle nostre case, noi buttiamo via, abbiamo studiato il 50% del prodotto, e il grosso che buttiamo è frutta fresca, il 20% lo buttiamo, pane, 15% del pane, 18% del latte. Questo è, sono i nostri numeri, è quello che succede nelle nostre case. Poi può variare di qualcosa, ma questa è la media. Perché buttiamo gli 8 più 5 a casa, che abbiamo i frigoriferi strapieni, probabilmente. Questo è un articolo del Corriere della Sera, 600 euro a famiglia vale mediamente l'ora dello spreco, quindi una mensilità buttata via per cattiva abitudine alimentare. Perché cattiva abitudine alimentare? Perché preferiamo comprare e consumare soluzioni pronte, quindi non abbiamo il tempo di preparare, ma se avessimo il tempo di preparare i nostri cibi faremo più attenzione al consumo e allo spreco del sugo. In realtà è tutto pronto e tutto si butta via. È tutto troppo facile, anche nascere è facile. Milioni e milioni di pulcini nascono tutti i giorni in questi stabilimenti di fertilizzazione e automatica dove non c'è la luce del sole. Cosa succedeva ai polli 50 anni fa, 60 anni fa? In 68 giorni era piccolissimo, oggi in 47, la metà del tempo è più che pronto. E questo è naturalmente, lo vedete naturalmente come questo all'interno il pollo che mangiamo tutti i giorni. Il pollo che mangiamo tutti i giorni è questo, perché qualcuno non si va a rifornire da allevatori in gamma dei galli lo spazio all'aperto, ma dubito. Tutto il polame di queste condizioni. È troppo facile acquistare, libertà, tutto disponibile. Ogni supermercato di Medina ne ha 20.000 prodotti, 20.000 codici ne hanno, e ce ne abbiamo talmente tanti che non abbiamo più neanche tempo di leggere le etichette che stanno dietro, perché dietro c'è scritto cosa è contenuto nel prodotto. Facciamo l'esercizio di leggere sempre le etichette, dimezzeremo la quantità dei prodotti acquistati nei supermercati, perché lo spirito del grano non c'è scritto. Ok, vi lascio questa immagine che il grano è un automatismo meccanico industriale. Altri due numeri, in Italia complessivamente buttiamo ogni anno 6 milioni di tonnellate di cibo, quindi il consumo è tutto da 100 kg a persona. Perché lo buttiamo via? Perché stiamo troppo bene. Lo buttiamo via perché stiamo troppo bene. In questa retta qui vediamo di quanti sono cresciuti i consumi interni in Italia, quindi ricchezza significa. E consumiamo molto di più rispetto al passato perché siamo più ricchi dal 70 ad oggi, e su questo consumo l'incidenza
della spesa per prodotti alimentari è passata dal 30% al 15%, al 12%, che significa che se guardiamo 1000 euro 40 anni fa spendevo il 30%, 300 euro pro capita. Oggi se guardo 1000 euro ne spendo 110, pochissimo. C'è un problema di cellulare, vi invito a spegnere. Quindi quando si parla di crisi e si fa attenzione al genere del metallo, è un falso problema, tranne naturalmente per i dirigenti, per le persone che hanno delle persone basse. Il problema della crisi della disponibilità di ricchezza è su altri prodotti, sull'energia elettrica, sulla tassa della spazzatura, sul vestiario, sull'istruzione, ma non sul cibo. Sul cibo più in basso di così, risparmiare ancora di più significa indurre l'industria ad utilizzare ancora più fitofarmaci, trasformare in maniera più efficiente. L'ultima tavola: ogni persona ha bisogno di 2000 calorie ogni giorno. Sappiate che per mangiare cibi per 2000 calorie ne dobbiamo produrre nel nostro sistema industriale 4600, perché nel 2006 il sistema produttivo di trasformazione se lo mangia per arrivare a 2000, quindi 600 si perdono nel raccolto. Poi benissimo, questo 1700 calorie che vengono convertite, noi produciamo cibo e disboschiamo foreste in Brasile per coltivare mais da dare agli animali, perché tutti vogliamo mangiare gli altri. Quindi il cibo, il grano, e le mettiamo nella pancia degli animali e quindi perdiamo energia vitale sostanzialmente. Quindi dobbiamo produrre il doppio delle calorie per poter arrivare. Abbiamo finito con la parte un po' noiosa dell'evidenza che si infila, adesso entriamo per alcuni minuti sulla parte ricca del grano vero e del pane vero. Parliamo del seme, che adesso... Un giorno una bianca colomba in dono un seme all'uomo portò, ma l'uomo folle, inseguendo altre vie, di donarlo alla terra si dimenticò. All'orizzonte un vento impetuoso dalla sua casa il seme rapì e arrivò il corvo in lotta col vento, spogliarono il seme e muto restò. Le vesti brillavano di luce spenta e l'uomo cieco si nutrì, ma perde la strada, dimenticò il nome, nel buio e nel freddo presto si smarrì. L'aroma e il profumo del seme nel vento si persero subito e il corvo pensò di farli conoscere all'uomo come cieco, che ne odierò troppi e se ne ubriacò. L'uomo piangendo alzò gli occhi al cielo e un raggio di sole spuntò dal suo cuore. Si placò il vento, il corvo scappò e in grembo alla terra il seme tornò. Un albero nacque dai frutti di sole, l'uomo lo vide e porse la mano, trovò la strada, il sorriso e il suo nome, il vento e il corvo, un ricordo lontano. Parliamo di semi, parliamo di grano, adesso entriamo un po' più da vicino nell'attività che il comitato spontaneo si è dato, quindi di riprendere la coltivazione delle antiche varietà di grano. Perché? Perché il grano oggi, qui è un articolo recente di una rivista specializzata sulla tematica biologica, ci dice che la solarità è perduta, che io la volevo il concetto costituito del grano, piuttosto che naturalmente il concetto del grano, l'aumento della percentuale di persone con intolleranza alimentare a questo prodotto. La solarità è perduta perché sono variate le qualità di grano che abbiamo coltivato. No? E solarità, si dice di una persona solare quando ha delle ottime capacità relazionali, riflessive, armoniose. E anche tra le piante si può dire ci sono piante meno solari o più solari. Ecco, il grano di per sé è la pianta più solare che esiste. Perché? Perché vive di sole, va verso il sole, ha il colore del sole e in camera attraverso la silice, che naturalmente moltiplica la quantità di energia di sole al proprio interno, la fa defluire lungo la propria pianta e la trasforma attraverso la fotosintesi in amido. Quindi le piante ricchissime di amido si possono definire solari. Il grano è il 70% di amido, no? Le patate il 20%, giusto per darvi i numeri.
E una persona riflessiva, si dice che è riflessiva naturalmente perché il cervello è stato nutrito con l'amido, l'amido naturalmente sono dei capodari, che è questo matin zucchero, ed è la materia principale di cui si nutre il cervello. Una persona riflessiva si nutre di grano. E sul concetto invece della regia delle tolleranze alimentari, il tema naturalmente che l'industria ha preferito utilizzare varietà di grano, ibridandole in maniera genetica, affinché avessero più quantità di glutine e più quantità di proteine, ma per un semplice aspetto, affinché la materia prima divenisse più facilmente lavorabile dalle macchine industriali. Velocità. Più glutine c'è, più la maglia proteica si forma prima, più posso accelerare la produzione delle macchine. Allora, l'andamento dell'allergia è collegato a questo grande utilizzo di grani con tanto glutine, e allora qui c'è la riscoperta delle antiche varietà che hanno meno quantità di glutine per curare le tolleranze. E qui parla di tre varietà specifiche che sono eccezionali, perché sono il farro monococco, il primo farro, il bicocco, essendo la cappella e anche il campo. Sono quattro varietà che il comitato, guarda caso, ha piantato in ottobre-novembre in alcune terre offerte da alcuni cittadini. Parentesi, i nostri antenati mangiavano cereali, mangiavano la burra, donata. Questo è pozzi che è stato trovato in Bolzano qualche anno fa. Questa mummia di 5.000 anni fa hanno scoperto che la loro pancia si nutriva di carne, di stambecco, cereali, pezzi di foglie, ma gli altri insetti. I cereali erano di farro monococco, del primo farro, antichissimo. Parliamo di grano, io ho detto prima che 8.000 anni fa è stato, diciamo, scoperta la coltivazione del primo grano, che è il monococco selvatico. Ci sono voluti 1.000 anni, dall'8.000 avanti Cristo al 7.000 avanti Cristo, per addomesticare, portare vicino a casa, significa questa varietà di monococco. Poi attraverso l'imitazione naturale del monococco, abbiamo coltivato l'artificione, e alcune specie selvatiche, si è dato origine al di cocco, al farro di cocco. Il farro di cocco l'abbiamo coltivato a Castiglione. Dal di cocco poi è nato il di cocco coltivato, dal di cocco coltivato si è andato verso il farro comune, cosiddetto spelta, il farro comune. Quando una persona dice farro, naturalmente teniamo il farro comune, lo spelta. E poi il farro ha generato il grano tenero attraverso l'imitazione naturale e dal di cocco è nato il grano duro. E qui siamo ad oggi. Poi il grano duro e il grano tenero, naturalmente, grazie all'ingegneria genetica, ne abbiamo viste di cotte di crudo. Qui una breve fotografia per dirvi quanto erano belle le spighe primordiali del monococco, erano vestite del di cocco e del farro. Si sono dipinti d'epoca. E questa invece è una foto del grano più coltivato in Italia negli anni 70, si chiama Careso. È una vetta di grano che è stata ibridata naturalmente con raggi radioattivi al compatto affinché divenisse basso, 80 cm, comodo per le grandi detentrici, con una grandissima quantità di glutine e un'altissima resa, 80 tonnellate per letto. Il farro è tra gli 8 e 10 tonnellate per ettaro, qui siamo a 80. Cosa è successo? Che tutte le nuove varietà in alto a destra hanno una grande quantità di glutine rispetto a quelle antiche e coltivate in maniera biologica. Quindi correlazione automatica. Grani moderni assolutamente ricchi di proteine e di glutine, ma che fanno male, e lo vedete sulle statistiche dei 10 delle tolleranze alimentari. C'è un grano ibrido, ma ibrido naturalmente il senatore Cappelli, che è un grano duro, bellissimo da vedere, è un fusto da 1,80 m, che anche qui abbiamo ripreso a coltivare in questi terreni di città. Dal grano al pane. Ode al pane, il pane nero. Del mare e della terra faremo pane. Coltiveremo a grano la terra e i pianeti, il pane di ogni bocca, di ogni uomo. Ogni giorno arriverà, perché andammo a seminare e a produrlo non per un uomo, ma per tutti. Il pane per tutti i popoli. E con esso ciò che ha forma e sapore di pane divideremo. La terra, la bellezza, l'amore, tutto questo ha sapore di pane.
Sul pane vi dirò poco perché il pane è il cibo più sacro che esiste, quindi l'ostia che mangiamo è fatta il pane, anzi. Vi parlo di come fare il pane. Il pane bisogna fare con la pasta madre, con gli ingredienti, con due motivi. Uno perché lo utilizzavano le nostre mamme, perché era un po' sano, e perché era un metodo di creare relazione nella comunità. Dico dove veniva, girava le case, quindi si arricchiva di fermenti di varie abitazioni, perché c'è sempre stato. E l'altro scientifico perché fa bene, perché naturalmente la pasta madre predigerisce in maniera più accentuata il glutine, quindi è più digeribile dal nostro organismo. Dura per lungo, grazie a un particolare ossidazione con alcune particelle del glutine. Poi perché ce la cita la Bibbia, leggiamo, secondo Matteo, una donna ha preso in passato 3 misure di farina e 1 di lievito, quindi una ricetta antichissima. Non abbiamo scoperto niente, una parte di lievito e 3 di farina, naturalmente tutto sta dentro. Ci sono alcuni esperimenti in Italia che stanno dando dei frutti. Questa nella provincia di Parma, sulle montagne, è stata riscoperta l'antica pagliottacea fatta con pasta madre. Cosa hanno fatto le persone? Le cooperative si sono messe assieme, hanno ripreso le antiche varietà che venivano coltivate in provincia, le hanno selezionate, alcune bellissime, Gentil Rosso, il Mantano, le abbiamo piantate anche noi, a Castiglione. Ce ne sono delle altre, naturalmente hanno delle rese bassissime, però hanno dei pregi qualitativi, sia organolettici che proprio funzionali. E finito il dibattito sul grano vero e grano del pane vero, passiamo allo spirito. Allora, ricordate il secondo consiglio, affinché possiamo capire se lo spirito del grano può rientrare nella nostra abitazione, dobbiamo indossare gli occhiali dei bambini. Per farlo, ci sono una foto di Carlo Levi, lo facciamo con le parole di un racconto di Antoine di Sant'Exupéry. Dal dialogo fra la volpe e il piccolo principe. Buongiorno, buongiorno. Il piccolo principe si guarda attorno ma non vede nessuno. Sono qui, sotto al mento. Chi sei? Sei molto carino. Sono una volpe. Vieni a giocare con me, sono così triste. Non posso giocare con te. Non sono addomesticata. Ah, scusa. Che cosa vuol dire addomesticare? Vieni da lontano tu. Che cosa cerchi? Cerco gli uomini. Che cosa vuol dire addomesticare? Gli uomini hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso. Allevano anche delle galline, è il loro solo interesse. Tu cerchi delle galline? No, cerco degli amici. Che cosa vuol dire addomesticare? È una cosa da tempo dimenticata. Vuol dire creare legami. Creare legami. Certo, tu per me fino ad ora non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini e non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo. Comincio a capire. C'è un fiore. Credo che mi abbia addomesticato. È possibile. Capita di tutto sulla terra. Oh no, non è sulla terra. È su un altro pianeta. Sì, ci sono dei cacciatori su quest'altro pianeta. No, questo mi interessa. E delle galline? No, non c'è niente di perfetto. La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano. E io perciò mi annoio. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi faranno nascondere sotto terra. Il tuo, invece, mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi, guarda, vedi laggiù, in fondo, nei campi di grano. Io non mangio il pane e il grano. Per me sono inutili. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste. Ma tu hai i capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te.
e amerò il rumore del vento nel grano. Per favore, addomesticami. Volentieri, ma non ho molto tempo. Ho da conoscere degli amici, da scoprire molte cose. Non si conoscono che le cose che si addomesticano. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. E se tu vuoi un amico, addomesticami. Che cosa bisogna fare? Bisogna essere molto pazienti. In principio tu ti siederai un po' lontano da me, così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino. Poi il giorno dopo ancora più vicino, finché mi potrai toccare. Saremo diventati amici e non avremo più paura l'uno dell'altro. Saremo felici di stare insieme. Dimenticavo, devi cercare di venire sempre alla stessa ora, così sarà più bello, perché nell'attesa crescerà la voglia di stare insieme. Così ogni giorno ci sembrerà diverso dagli altri, un'ora dalle altre ore. E quando non ci potremo più vedere? Quando me ne dovrò andare? Ah, piangerò. Ma io non vorrei farti del male. È vero, ma è inevitabile. Ma allora, cosa ci guadagno? Ci guadagno il colore del grano. Bellissimo. Quindi, ok, occhiali da bambino. Così vediamo se riusciamo a individuare. Dobbiamo fare un salto indietro, perché oggi non c'è, quindi andiamo un po' nella società arcaica, dove senza la società arcaica mica tanto, perché poi sono 50 anni, di base abbiamo fatto qui c'è l'asino in Lucania. Però per andare a individuare utilizziamo uno dei più grandi, diciamo, delle più grandi espressioni dell'arte del 1800, del tempo che parlo. Ho parlato di riflessione prima, del colore giallo e dorato, qui lo vediamo, il seminatore al tramonto di Van Gogh. Il culmine eretto verso il sole gioioso e solare, la terra violacea, viola, è pronta per essere inseminata, fertilizzata e guarda che buona. Mi dovete dire se lo stanno percependo, se lo vedete nell'immagine. Cambio, faccio un salto di altri 400 anni indietro. Van Gogh era olandese, ma anche Pieter Bruegel era olandese, Paesi Bassi. In questa immagine del 1565, la mietitura, è splendida, guardate. C'è armonia, ordine, il riposo dopo la fatica. Le donne con i covoni in testa che vanno via, i primi covoni devono andare via, e poi ci raccontiamo perché, e le quaglie che volano via. Facciamo un salto millenario. Gli antichi egizi coltivavano il grano, adoravano la vacca, l'età, la fertilità. Una curiosità sul mondo egizio: il grano è più alto della persona che lo miette. Non esiste oggi una varietà di grano coltivata, cioè si fermano tutte al ginocchio, bassissime, e poi la facciatura viene a mezza vita perché doveva rimanere abbastanza, diciamo, paglia affinché anche le mucche potessero pascolare e avere giovamento dal residuo della raccolta. Ingrandisco la parte di Bruegel sulla mietitura, perché qui siamo a Meriggio. E nell'ora del meriggio, dopo la raccolta, lo spirito del grano ci ordina di fermare i lavori, perché quando il sole è dritto sopra di noi arrivano i demoni del diluvio. C'è un'altra immagine, e adesso con questa immagine Riccardo ci reciterà delle parole in latino. Luglio, meriggio, Dante in Greco. Qui la vita è vuota parola, non ha respiro il mare, non ha anima il vento di vino, anche la morte non avrebbe grido, sorpresa qui tra queste rocce, le macchie brevi di giunchi,
irti come capelli nel tavolo. Scenderanno le serpi a terra nel mare, un solitario gabbiano sfreccia una fresca grotta. Forse un uomo rincorre una donna tra meandri di scogli, saranno inchiodati dal sole alla luce serena. Qui la vita è vuota parola. 16 giugno. Stasera i farò per le strade per affamigliarsi, nel fine del cielo capello. Con sterpi accesi i giovani rincorrono le ragazze, sciamando, qualcuna si perde tra i fichi e i figli. La vampa ondeggia il sale, chiamando le strade cadenti. Sparge un soffio di vento le famiglie. Da un gruppo di vecchi seduti attorno a un basso fuoco, gorgoglia una lunga preghiera. Sulla grigia cenere splendida, sull'ebbrezza d'amore finita, sui pensieri splendidi, la facile certezza di una preghiera. San Benedetto. Questo cielo non è più solo. Le rondini sfrecciano allegre, capricciosi balletti di primavera. Hanno l'immenso, la gioia dei cieli aperti, che è tutta la vita. Ma tu brami invano d'essere la rondine allegra. Tu chiedi alla vita amore, verità, nebbia di cose. E cosa aspetti per crescere l'uomo? Uomo e rondine, tu rimarrai. 'Siamo. Allora adesso vi invito, questo è uno zoom sempre sulla mietitura. Il concetto dello spirito del grano nel 1500 era la guaglia, la guaglia che era presente nel grano. Perché era presente nel grano? Perché nel periodo della raccolta a giugno la guaglia nidifica, perché naturalmente prolifera, come nidifica la guaglia, nidifica invece per terra, i nidi delle guaglie sono per terra. Quindi noi le guaglie non ce l'abbiamo più in Salento, non abbiamo altri tipi di uccelli, e nel gergo popolare, diciamo, la rappresentazione dello spirito del grano è data dalla guaglia. Poi cerchiamo invece di capire cosa c'è dietro al concetto metafisico dello spirito del grano. Quindi la guaglia per il grano, la lepre è la raffigurazione per lo spirito della vita, per esempio. Vado avanti. E sempre sul gruppo, nel 1500, qui la mietitura viene fatta con le falci che invece in Salento naturalmente non utilizziamo, e lo utilizziamo solamente per quanto riguarda il foraggio. E una caratteristica di questa immagine è la combinazione campagna-paese, cioè quindi c'è la campagna a disposizione del paese e viceversa, si vive in simbiosi, oggi non è più così, pensate alle grandi metropoli, il cibo arriva da migliaia di chilometri. Le attività produttive di trasformazione sono a 10.000 km di distanza dal luogo di consumo del prodotto. Qui siamo in Sicilia, circa 100 anni fa. Qui è curioso che si torna naturalmente a mettere il grano con la faccia a mano, acquata, e c'è un grande contributo delle donne nel raccogliere, diciamo, i comoni. Cosa che non succedeva in Salento, questa è una foto di 50 anni fa, non c'era la presenza delle donne in campagna, non ho verificato perché non ci siano. Questo è quello che succede oggi. Spirito del grano completamente assente, una persona sola raccogliente lettere di grano. Dopo la raccolta ci sono le feste. Bisogna chiedersi se oggi noi, dopo ogni raccolta, siamo così contenti e allegri di aver festeggiato una buona annata. La raccolta di oggi è mensilità, quindi lo stipendio o la pensione. Qui c'è festa. Si ringrazia naturalmente la terra, il Signore. Anche qui, nelle nozze, che è un momento di festeggiamento, c'è la presentazione dello spirito del grano. Ed è questa parte qui in alto. I comoni. Il primo comone che viene raccolto deve essere custodito in casa per tutto l'anno, perché è una cosa da proteggere. Il prossimo anno vi dà fertilità, perché da ciò che muore, il grano muore, nella raccolta muore, viene ucciso con il ferro, con la lama, le gambe, l'ucciso muore, però dalla morte si genera vita l'anno dopo, e se non c'è morte non c'è vita, ed è il concetto iniziale dello yang, è la rigenerazione,
che è un concetto anche della pasta madre. Poi lo spirito del grano, ogni paese ha naturalmente ha la sua metodologia di analisi su questo concetto. In Moravia, che è una regione della Repubblica Ceca, non c'è lo spirito del grano, c'è la parte femminile. O la sposa del grano, la vergine del grano, è bellissimo questo fatto, dove in campagna si lasciava l'ultimo ciuffo di grano non raccolto, dove ci andava una ragazza a raccogliere, poi Augusto Dio, tutto l'anno, era la sposa del grano, l'annunzio, il trionfo della morte, no? E lo spirito del grano portato in capo con un canestro di grano e sul grano un pane, e sul pane un fiore, poi naturalmente rappresentazioni di come veniva esaltato l'importanza della fertilità del grano negli anni passati, del vino, nelle nostre frumentarie. Cita il pugno di grano come simbolo di abbondanza di matrimonio, ma non l'abbiamo scoperto noi perché è una usanza recente anche nei nostri territori, che poi abbiamo visto spostato sul riso. A Castiglione il patrono è Sant'Antonio, è il patrono delle messe, della raccolta, quindi c'è lo spirito, c'è, e che l'abbiamo fatto nella vigna, no? Antonio, il miracolo degli uccelli, naturalmente non mi soffermo. O nella parabola del seminatore è presente lo spirito del grano. Il seme fertilizza e ricrea solo dove c'è terra buona. La terra buona è l'ambiente, siamo noi, siamo la comunità sociale. Quindi se un'idea è buona e c'è fertilità attorno, può generare soluzioni, può essere, per usare proprio un termine tecnico, accestinato, no? L'accestimento del grano è una cosa bellissima. Da un seme, mi spiegava Gigi, non nasce una sola pianta di grano, ne nascono diverse, dipende dalla qualità del seme, dalla qualità dell'idea e dalla qualità del terreno, quindi dell'ambiente. Quindi se l'ambiente è buono e il grano e il seme è buono, ne nascono 5-6. Se ne nascono 5-6, anche le erbacce fanno fatica a salire verso il cielo. E lo stesso concetto può essere trasmigliato sull'idea. Se l'idea è buona e il contesto sociale è ottimo, siamo tutti più forti, e le negative stanno proprio da terra. È un po' anche quello che ci dice la Bibbia nella parabola del grano e della zizzania, ragazzi, cioè, il bene e il male devono convivere, il male non può essere annullato completamente, lo teniamo lì, però nel momento del racconto lo possiamo separare. L'Antico Testamento, abbiamo parlato della Bibbia, ma sull'Antico Testamento dello spirito del grano ce n'è, io lo so, nella Genesi, anzi nella Genesi c'è proprio l'inizio della politica economica e sociale, cioè in un momento di grande difficoltà inventa la soluzione del risparmio, con il grano, è proprio il grano, è uno strumento di scambio. Verranno degli anni di carestia, mettiamo da parte un quinto del raccolto, la parabola di quello che è successo al principe Giuseppe, il principe di Egitto, su volte del faraone. Oppure sostanzialmente c'è anche l'intervento dello stato sociale, cioè in grande difficoltà il faraone vi dà i terreni, voi lo coltivate, diventate miei schiavi, miei servi, però vivrete con l'alessandria, però un concetto forte, qui era il 20% lo dato al faraone, l'80% lo tenete da voi. Poi naturalmente i ricchi, diciamo sempre affamati, diceva Matteo Salvatore, la mezzatria in Italia è arrivata al 50-50, ma all'inizio era 80% al contadino e 20% al faraone, e sarete i miei servi, che non significa schiavitù, significa sarete servi del Dio, perché il faraone è del Dio eterno, quindi vado avanti, eccoci qua. Quindi siamo pronti per vedere un po' la dinamica della ricerca dello spirito del grano. Questa è una ricerca che ha fatto Ernesto De Martino, antropologo che ha anche studiato il fenomeno del granatismo in Puglia. In realtà prima nel 52 aveva fatto diverse spedizioni in Lucania, terra di grano, per andare a fotografare dove si nascondeva lo spirito del grano. E questo è un rito che si è susseguito per 15 anni. E naturalmente nelle condizioni di povertà, in cui animali coabitavano con le persone, e dove naturalmente i forconi erano forcate dalle donne. Allora, questa rappresentazione è curiosa, quindi qui c'è un signore che si veste da capro nero, da spiga, quindi si mette in bocca delle spighe, un mantello per nascondersi, si faccia due facce e si nasconde nel frumento.
Siamo in Lucania, nel 52 per formare tantissimo, è tanto quanto le persone, bellissimo. E il rito prevede naturalmente che qualcuno vada alla ricerca di questo demone, perché nel momento della raccolta, la raccolta è la provvidenza, no? Cioè nel momento in cui io raccolgo il cibo per tutto il prossimo anno, devo stare attento a non uccidere lo spirito del grano, perché comunque è benefico. Quindi da qui la quaglia, no? Scappa via. Se la quaglia scappa via è positivo, perché la quaglia vibrerà, nidificherà, io non avrò fatto del male allo spirito della quaglia, quindi gli spiriti dell'altro non si nidificheranno ritorcendosi contro di me come una carestia nella masseria, di questo tipo. E qui nella versione un po' giocosa, quindi si va alla ricerca dello spirito, lo cattura, no? Viene portato in processione nei campi. Il primo covone in testa, sempre una donna che lo porta via, perché il covone deve essere custodito per tutto l'anno, uguale, insieme morto, crea il ciclo del domani. E poi naturalmente c'è una lotta, tipo la nostra lotta delle spade con le padrone, non le faccio, le si leggono. Poi anche il proprietario viene coinvolto in questa dimostrazione, in cui chi lavora la terra è in grado di catturare e uccidere anche il padrone. È un rito sostanzialmente che alla fine sfocia in una complicità. Abbiamo identificato lo spirito del grano, l'abbiamo esoterizzato, è andato via, vivrà nella nuova stagione, ci garantirà la fertilità del terreno e l'abbondanza della corte, possiamo festeggiare. Immagini splendide che Pinna ha fotografato nel 52, poi come va a finire la raccolta, il grano viene consumato subito. Cibo raccolto e pasta, il cibo fisico e il cibo spirituale, perché poi raccolto è gioia, musica, divertimento. Questa è la donna con il covone che lo porta via, questo è il saggio del paese con il quale tutti seguono il rito della raccolta. Poi il brindisi finale, che noi metaforicamente vi invitiamo poi a fare fuori, con il vino che i ragazzi del comitato hanno preparato. E quindi c'è il concetto di civiltà della vita, di fertilità che ritorna, di rispetto che bisogna avere della terra, del Dio, del padrone, tutti assieme. E il concetto della stagionalità lo facciamo leggere a Riccardo. Stagioni di Mario di Monistero. Fu bello pure quel giorno che l'amicizia e la gentilezza dell'amico di Castellaneta mi accompagnarono nel Salento, nell'andare per la litorale, nel ritorno per le Murge. Ma restano nella memoria i crostacei mangiati crudi con il succo di limone dei pescatori di Gallipoli, il sole e l'estate, i campi mietuti, gli uliveti e i muri di pietre grigie che delimitavano i confini delle masserie, che intorno avevamo grandi spazi, non confusione di traffico, non spiagge con bagnanti. Sarà ancora così dopo tanti anni. Le torri di guardia lungo quel mare profondamente azzurro mi facevano sognare che in qualcuna sarebbe stato bellissimo passare l'estate, ma anche tutta la vita, che non sarebbe stata dura con quel mare davanti, con quel retroterra di frumenti e di mulini. Lì, con un centinaio di libri, un bel orto, un piccolo frutteto con arance e mandarini, senza telefono, senza televisione. Come sarebbe stato l'inverno? Mi sarebbe mancata la neve? A Santa Maria di Leuca, sotto le rocce del faro, ci bagnammo e ci asciugammo a quel sole che ci lasciava la salsedine sulla pelle. Questi, pensavo di disteso, sono i luoghi più felici della terra. E a quel momento di pace sensibile, a quel sole, ai gabbiani nell'azzurro, intrapponeva il tetro lager 1B, con le grandi baracche, la neve sporca, la fame, la tristezza dell'anima, i voli dei corvi. Giorni esterno è un uomo di montagna, uomo di guerra in mezzo alla neve, associa l'inferno
alla guerra, il paradiso al santo, potrei morire in queste terre. Ha parlato di corvi. E ci avviamo verso la conclusione osservando un altro quadro di Nabucco. Il titolo è Campo di grano concordia. Aveva citato prima Riccardo. Questo è l'ultimo quadro che Van Gogh ha composto. Negli ultimi due anni di vita ha composto 70 tele raffiguranti la terra, grano, 70. Questo è l'ultimo quadro dopo il morto suicida, 37 anni. E vediamo un po' cosa ci voleva raccontare con il suo ultimo quadro. Il campo di grano ha dei toni drammaticamente cupi, accentuati dal funereo volteggiare dello stormo di corpi neri e dalle pennellate della pioggia scomposta. Cupo in realtà è solo il cielo, che da un blu rassicurante passa a una tonalità cromatica sempre più scura, non di campo di grano. Cupa è l'atmosfera della mente. Il campo di grano è così mosso che sembra una foresta in fiamme, in cui strade vuote che portano verso l'ignoto cercano di farsi l'acqua e su cui volteggiano tristi presagi. I corvi neri, appunto, che sembrano arrivare come avvoltori sul cadavere. 1890, i corvi neri arrivano sui campi di grano. La strada è senza via d'uscita, perché i campi, che esprimono i valori rurali del passato, nulla possono contro i nuovi valori borghesi. Si è arreso anche Van Gogh alla industrializzazione. Non c'è futuro per il campo di grano. Corvi neri, ce l'ho qui. E allora, nel ringraziarvi per la paziente attenzione quest'ora, adesso non rimaniamo come Van Gogh sui corvi neri, triste, scrivere che è una cosa bella, positiva, gioiosa. E mai serata come oggi, naturalmente, è felice per ragionare su un quadro positivo di Van Gogh, che naturalmente è un paesaggio con colori di grano, il luna nascente, il ciclo positivo. Riprendiamo un ciclo positivo assieme, decontestualizziamo, la luna è piena fuori e il mondo gira fuori, e adesso Riccardo ci legge due parole su questo concetto qui, e poi proseguiamo. Era di sera. Mio padre e altri due facchini furono chiamati per andare a scaricare alla ferrovia un vagone di cacciaviva. Noi stavamo tutti a letto. Mia madre non dormiva per la preoccupazione del nostro stomaco vuoto. Stava affacciata alla finestrella. Verso l'una di notte avevano finito il lavoro alla stazione e l'appaltatore pagò i facchini. Le mani di mio padre e quelle degli altri due amici sanguinavano. Nella stessa notte, mio padre bussò alla porta di una donna che vendeva del pane e ne comprò 4 chili. Avevo 4 o 5 anni. Rientrò mio padre e io mi svegliai. Mio padre e mia madre tagliarono il pane, mentre Michele, Vincenzo, Maria, Matteo, Beatrice e Umberto dormivano ancora. Mia madre prese i pezzi di pane e li accostò alla bocca dei figli. Svegliatevi! È arrivato da là, ha portato il pane! Ci venammo come lupi a strappare il pane con la bocca. Si era fatta quasi larga. Raggiunsi mia madre vicino alla finestrella e c'era la luna. Mia madre sussurrò: figlio mio, la luna gira il mondo e voi dormite. Io chiesi a mamma: che significa? Figlio mio, vuol dire tante cose. Bravissimo, Riccardo, grazie. All'una di notte, 4 chili di pane. Concludiamo, io riprendo un concetto attualissimo di un nostro compaesano, Vittorio Nobello, che nell'88 raccontava: togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova. Perché il lievito fa aumentare le due cevi, ci aspetti, però ce la raccontava in un'omelia fatta a Molfetta prima della sua morte, che gli antichi ebrei ogni anno lo buttavano via il lievito. E questo è un paradosso, perché il lievito madre, pasta madre,
si conserva per anni, decenni, trentenni, no? Tu lo passi. Però ecco, questa popolazione in concomitanza con la stagione estiva buttava via il lievito vecchio, perché anche alcuni fermenti che può contenere il lievito potevano essere non buoni, potevano superati, allora bisognava ripartire da capo, rinnovarsi, rimettersi in discussione. Questo era, diciamo, se uno lo trasmette sotto dal punto di vista sociale. E per una settimana mangiavo pane anzi, perché per far attivare un nuovo lievito ci vogliono almeno 10-15 giorni, quindi nel frattempo il tuo pane te lo mangi senza lievito, perché questo significa che pane anzi non significa periodo di decanto, di depurazione, per ripartire con una nuova generazione. Che è anche il senso della raccolta del grano che abbiamo visto prima, io uccido il grano, lo uccido, perché poi l'anno dopo deve rinascere, il nuovo e il vecchio. E non mi faccio ascoltare la parola perché siamo un po' in ritardo. La metafora di Don Tonino Bello è questa: questo è Vito, 97 anni, che tra 50 anni non ci sarà più, però tra 50 anni probabilmente ci sarà qualche altro ragazzo che potrà portare avanti le consuetudini del raccolto, rinnovandole, riammodernandole, ed è, diciamo, le attività che questo comitato si è prefigurato di portare avanti. La parola comitato è sbagliata, no? Perché ci sono 20 associazioni. Sarebbe bello da qui in avanti scrivere sul manifesto: tutti organizzano la raccolta del grano, la coltivazione del grano e quant'altro, alcuni altri momenti sociali. Questi sono i passi che vorremmo fare. Io all'inizio ho parlato di contadino, perché ho detto che è un problema, non ci siano più contadini, perché il 70% dei contadini nel 1950, oggi il 73%. Il cibo è avariato, lo buttiamo troppo, lo spirito del grano è andato via. Però non dobbiamo tutti tornare a fare i contadini, però dobbiamo avere rispetto e dobbiamo crederci in questa attività, perché qualcuno di noi può tornare a fare il contadino a chilometri zero, senza industrializzare il prodotto. E tutti ci possiamo aiutare a vicenda. Come? Coltivando la terra, aiutando i contadini, mangiando i prodotti sani. Mangiando i prodotti sani, se vengono i contadini a ritornare, comprando i prodotti locali, no? Affittando le proprie terre per ridare fertilità. Il paradosso è, se io ho 1000 euro in banca, l'anno dopo valgono 1.030, 1.040. Se io compro un quintale di grano e lo butto in un campo di grano, cioè un campo, se dopo, l'anno dopo, 10 quintali, decuplica. Ragazzi, il grano è la ricchezza del domani, stante naturalmente l'andamento dell'economia e dell'aspetto sociale. Vi lascio con queste tre frasi che vi lascio leggere e voglio concludere con una canzone di un gruppo musicale che è stato qui tanti anni fa, che è stato osteggiato quando ero da suonare a cantare a Castiglione e che ha recentemente inciso, paradossalmente, casualmente, un LP che si intitola Insieme alla Speranza, che parla di grano di contadini, quindi che quei ragazzi 10-12 anni fa ci avevano visto bene, e quindi io auguro che a questa attività partecipiate sempre tutti, anche solo con l'idea e con il favore, con un indirizzo favorevole. Grazie dell'attenzione e buona serata. Spalle e che ci fa pregare.